questo che è? Alle scuole. Queste sono vacanze, sono iniziate così le vacanze, giusto? Mica solo lui, attenzione, anche da lui. Stati lavorando? Bravi ragazzi, bravi. Oh, ma c'è stato un rompete le righe stamattina, ma ci state fanno... Non ci vede. Ma dove siamo? Facciamo vedere dove siamo. Go Athletic Studio. Eccoci qua. Sei in ritardo, siamo già partiti, Micio. Comunque, buongiorno Maeva. Ciao Maeva, eccola qua con noi. Micio, cosa stai scalando? L'Everest? No, sto già morendo, Stai già morendo? Sì. Ma che resistenza hai? Poca. Faccio 20 secondi e basta. Sì, proprio il tempo del video e basta. Mi sta spingendo all'impazzato. Sta spingendo come non mai. Guarda Saporetti come bravo. Dove è Saporetti? Questo dopo resta tra noi. Bene, poi prof. Giorgino sta facendo abbiamo? La parte alla Kinesis. E Musa qua? Musa su bene, su bene. Musa fa gli addominali, tieni su bene. Vai ben in alto, ok. Insomma, no, non va assolutamente bene. Lo skip, Musetti, lo skip. Stirato. Basta, va bene, stop. Questo è quello che fa bene, no? Sì, quello... Non fa solo quello. Basta, Musa, grazie. Ottimo lavoro. Posso? Basta. Sì! Benissimo. Insomma, prof Giordani, abbiamo radunato alcuni dei giocatori del Parma nel giorno delle rompete le righe, insomma un po' di lavori si sono fatti, ma soprattutto insomma adesso parte anche il vostro lavoro, tu e di Maeva, per quanto riguarda la palestra. Assolutamente, partiamo con... Ricordiamo il nome, l'indirizzo anche. Go Athletic Studio, via Croce Rossa 7 a Soragna. Soragna, Croce Rossa ve lo ricordate, non la Croce Bianca incrociata, quella rossa, perfetto. Assolutamente. Soragna. Allenamenti funzionali, individuali, di personal trainer per tutte le età, per tutte le tipologie di persone. Oggi abbiamo fatto già il primo allenamento estivo con i ragazzi, quindi vi aspettiamo. Perfetto, noi ci siamo intrufolati, ma insomma facci vedere qualche macchina nuova che è arrivata, perché abbiamo visto loro prima al lavoro, però insomma... per esempio questo mi sembra un attrezzo, questo per quel poco che io possa capirne. È un attrezzo appena uscito da Technogym, un attrezzo eccezionale che ti permette di simulare la corsa, ma a livello di meccanica ti permette di correre molto, molto meglio che sotto piurna e ti permette poi di a varia intensità attraverso un freno di lavorare su resistenze diverse, sia in grande spinta, sia tipo camminata nordica, quindi con... procedure biomeccaniche diverse, sempre molto molto efficaci per l'allenamento. Oltre alle macchine avete messo sui muri anche delle frasi significative, tra cui campioni si nasce, atleti si diventa, ma è proprio così, sì. Sì, secondo me sì. I campioni stanno diventando atleti o no? Assolutamente, questa è una frase a cui noi teniamo tantissimo, perché quando abbiamo iniziato a fare atletica leggera, io più di 30 anni fa, insomma, ho iniziato da bambino e Maeva, che è stata poi la mia prima atleta allenata, c'era una frase anonima scritta proprio in una lavagnetta nel campo sport e noi l'abbiamo riportata poi nella nostra palestra, mentre qui nella zona Pilates abbiamo riportato appunto una frase di Pilates che ci diceva che appunto la cosa importante non è cosa stai facendo, ma come stai facendo quello che esegui, insomma. Quindi... Perfetto. Va bene, che aggiungere, insomma, non è una cosa esclusiva solo per i giocatori, insomma. Assolutamente, no? Noi siamo gruppi anche di bambini. Anche se state, vi sacrificate, no? Assolutamente. Siete qua anche... Siamo sempre aperti, abbiamo gruppi di bambini di 6-7 anni a cui facciamo ginnastica posturale correttiva e preatletizzazione, fino anche a gruppi di anziani che vengono allora passando, poi per gente comunissima, ma anche un gran numero di atleti che vengono comunque a fare la preparazione in periodi più importanti della stagione agonistica. Va bene, grazie Paolo Giornani per averci ospitato, grazie per aver fatto lavorare i nostri giocatori che devono restare in forma per la prossima stagione.
Grazie a voi. Un saluto a Maeva che ci sta seguendo da là in fondo e a tutti i giocatori, a tutti quanti. Ciao Maeva. Ciao.